povero pancino, tanta fame. Cosa? Che c'è che non va? Da dove viene questo pianto? Sto correndo a te, piccola mia! Vado! Quante ciambelle deliziose! Oh, credo che Margot abbia bisogno del mio aiuto! Aspettami, sto arrivando! Ah, bellissima! Pianto? No! Sto arrivando per aiutare! La nonna è qui, piccolina! Cosa c'è che non va? Ho fame! Mi chiedo quanto tempo posso girare senza fermarmi. Guardate! Okay, ragazzi, ecco, io voglio questa torta. La torta forte, che bello! Tutto per te, nipotina mia. È facile, sono un professionista. Ok, vabbè, una torta non può essere senza la crema. Ok, la metto così, bene, bene. E poi metto un altro strato, sì, un altro ancora. E devo, sì, mettere la crema ancora sopra e farò qualcosa di interessante. E sì, farò la torta a forma di cuore. Poi prendo il Kit Kat, aggiungo della crema e così, bene, bene. Guardate che bella torta che sto facendo. E sopra ci metto delle, sì, delle caramelle e dei cioccolatini. Così la mia torta diventa ancora più bella. Adesso io vi faccio vedere cos'è la vera torta. Io la taglio a metà. Così la metto sopra. Poi ritaglio lì all'interno. E poi guardate, la metto così. E vedete? È un vero e proprio arcobaleno! Vedete? È ottimo! Sì, e adesso? Bene, bene, così. Così deve essere più bello. Aggiungo della crema sopra e si assomiglia a delle nuvole e degli occhi. Così! Io sono sicura che vincerò, non avete alcuna possibilità di vincere. Vabbè, ma è buona comunque. Oh, vabbè, fa schifo quella torta, è orribile. Oh, ma non ho ancora finito. Guardate com'è bella adesso diventa. Adesso sciolgo del cioccolato, bene. Così. E poi aggiungo dei brillantini. Bene, bene, così sopra. E adesso devo sollevare delicatamente. Così. Che figata. La mia torta vincerà di sicuro. Non è una cattiva idea, ma la mia torta è comunque la migliore. Che bella che è questa torta! Ma spero che sia buona. Ok, assaggiamo. Che buona che è! Sì, mi piace. Proviamo la torta della nonna. Con il mio cioccolato preferito. Ma che razza di torta è questa? Va bene, provo. Ma è buona! La torta dello chef vince! L'avevo detto. Ma perché? Io voglio, sì, la cioccolata con marshmallow. Oh, la cioccolata calda, bene. Sì, l'avrai. Semplice. Ok, bene. Aggiungiamo del latte, così. E poi del cioccolato. E poi ci sarà il mio ingrediente segreto. Aggiungo una tavoletta di cioccolato, così sciolgo tutto quanto per bene. E poi la verso nella tazza speciale, la tazza della nonna. Vabbè. Così, bene, bene. Che buona che è. Vuoi assaggiare? No, grazie. Ok. Bene. Ho quasi finito anch'io. Perché viene bevuto con questa. Sì, con questa panna, ovviamente. Questa era la vera cioccolata calda. E poi aggiungo del marshmallow sopra. Ok. Guardate che bello. Ma non toccate con le mani. E io cosa ci faccio? Vabbè, prendo la panna. Che buona che è. E la metto sopra. E poi aggiungo anche dei marshmallow e delle caramelle, così. E poi cos'altro posso aggiungere? Sì, aspetta, no, sì, i biscotti, anche lo sciroppo e anche dei bastoncini. Tutto, aggiungo del tutto. Wow, che bella questa! Deliziosa! Non posso fermarmi.
tazza che ho regalato alla nonna. Però la sua cioccolata non è così buona. Ok, uso la cannuccia per usare questa. Buona. Sì, ma ci devo pensare. Questa volta vincenti! Evviva, evviva. Da giovane ero bravissima. Questa volta io voglio delle patatine. Come si cucinano? Non lo so. Vabbè, è facile. Adesso vedrai. Oh, io cosa ci devo fare? È semplice, guarda. Prendi la patata, la sbucci così, poi la affetti e poi accendi, ci metti la pentola, ci versi dell'olio e poi ci metti sopra delle patate, così, tutto qui. Ho capito. Vabbè, adesso ce la farò. Così, bene. Ok, aggiungiamo dell'olio, molto tanto olio. Non c'è da aspettare. E così metto al massimo. E uso il coperchio come protezione. Butto tutte le patate. Attenzione. Così. Oh, che fa? Penso che sia stato un pessimo idea. Fai attenzione, Andy. Gira. Le mie sono bellissime. Vabbè, non è interessante. Io farò delle patatine molto più interessanti. Prendiamo dei tortillas. Le affettiamo. Poi dobbiamo prendere dell'olio. Perché io sono un professionista. Non ripetere. Scaldiamo l'olio. Friggiamo le tortillas. Ok, bene. Cosa sono i nachos senza il formaggio, ovviamente? È così. Dobbiamo prima metterli sul piatto. Poi sciogliere per bene il formaggio. Così. E versarlo sopra. Aggiungiamo del lime. Ecco, fatto. Vabbè. Andy, le tue patatine. Oh, mi ero completamente dimenticato di loro. Spero che... Vabbè, piaccia Margot. Vuole assaggiare? No, grazie. Cosa ci devo fare? Giusto. Il formaggio in polvere può risolvere tutto quanto. Così mescolo per bene. Vabbè. Speriamo che a Margo piaccia. Le mie patatine sono pronte. Così. Un po' di sale. Ed è fatta. Assaggia. Wow, ma cosa sono queste patatine? Carbone. Vabbè, da un morso. È terribile. No, non voglio mangiare. Questi sembrano deliziosi. Proviamo. Sono così buoni, sono davvero delle patatine. Queste? Cos'è? Hanno un sapore strano, no. Le patatine della nonna vincono. Sì, l'avevo detto. Posso usare il ketchup. Vediamo chi sarà il più bravo a fare gli spaghetti. Nessun problema. Certo, tesoro. Ma come si fanno? Ok. Le metto così. Nella pentola. E perché non si cucinano? Forza, dai, su. Dai. Vi faccio vedere io. Così. No, non funziona. Ancora un po', dai, su. Così meglio. Ma cosa stai facendo? Prima bisogna accendere il fornello, vedi? E poi mettere gli spaghetti nell'acqua, capito? Così. E vedi? Ah, chiaro. Ma non vincerete. La vera pasta si fa da soli. Si prende la farina. La si versa su... Sì, così. Poi si aggiungono delle uova. E poi si fa l'impasto. Poi io aggiungerò del colorante. E farò una pasta molto insolita. La pasta nera. Poi devo coprire l'impasto con la pellicola. Impostare il tempo e attendere. Ok, possiamo tirare fuori l'impasto. E adesso dobbiamo appiattirlo, ovviamente. E tagliare. Così si farà una vera pasta italiana. E adesso la prepariamo. Adesso la mettiamo con cautela sul piatto. Penso che il polpo li si addice.
Lo friggiamo. E lo mettiamo sopra. Così. Fatto. Ma perché mette così tanto ketchup? Il ketchup non è mai troppo. Cosa? Andy, che fai? Ma adesso non riesco a staccarli. Vabbè. Non credo che questo mi sia d'aiuto. Vabbè. Ma sono troppo cozzi, sì. Mettili via. Aspetta un attimo. So cosa fare. Ecco, prendo questi qui, i nudolini, aggiungo tutto quanto, poi aggiungo dell'acqua calda. Ed eccoli quasi pronti. Ma che schifo, è terribile. Sono pronte. Forte. Polpo, sul serio, è disgustoso. Come si mangia? È gommoso. Non riesco neanche a morderlo. Ah, che schifo. Spaghetti ketchup. Sembra delizioso. Prova. Che buona. I nodolini. Interessante. Sembra buono. Ma è piccante. Mi evoca in fiamme. Sembra un vero drago. Andy vince. Ho vinto. Sì. Interessante. Cos'è questo? Voglio che ognuno di voi faccia una ciambella per me. Va bene. Sì, va bene. Cosa? Vabbè, certo che lo farò. Guarda, ho tutto quanto pronto. Devo solo versare l'impasto. Guardate quanti colori, così divertenti. Sì, mi piace. Ok. Prepariamo. Nipotino, sei una bambina così fantasiosa. Sì? Cosa? Vabbè. Ma faccio così le vere ciambelle. Devono essere nere. E il nero sta bene col rosso. Quindi, bene. E poi devo aggiungere un po' di bianco sopra. Così. Bene. Ok. Dai, su, vieni qui. Aiutami. Portami. Ok. Sì, fermo. Ok. Metto qui lo sciroppo. E adesso prendo le siringhe. Perché? Ora lo vedrete. Nonna, vuoi un trucco? Le siringhe col sangue. Perché mi spaventi? Sono vecchia. Dai, è solo lo sciroppo. Lo sto facendo per la tua nipote. Voglio che assaggi non solo le ciambelle. Ecco, così. Deve essere che belle. No. Guarda, le ciambelle devono essere così. E non devono essere nere. Un po' di zucchero a vera sarà sufficiente per la bellezza. Guardate come sono belle. Ok. Mi piace. Sì, ma guardate come sono le mie. Sono così carine, sono così incolorate, sono così divertenti. E io prendo anche le zuccherine, ma prima devo aprire. Dai, su, apriti, dai, su. Sì, Rebecca, guarda, hai aperto il barattolo, è divertente. E l'importante è che... sì, le ciambelle sono decorate. Margot, è il momento di scegliere il vincitore. Wednesday ha fatto le ciambelle molto interessanti, ma sono inquietanti. Ma sono buone! E nelle siringhe? C'è lo sciroppo. Ok. Nonna, adesso prova le tue ciambelle. Sono così così, troppo semplice. E le ciambelle di Rebecca? Sono molto interessanti. Spero che siano buone. Queste sono le ciambelle più deliziose che abbiamo assaggiato. Congratulazioni, Geronina, hai vinto. Grazie, Margot. Wednesday, smettila di spaventare la vecchia signora. In questo round? Voglio un cocktail. Delizioso e bellissimo. Va bene. Nessun problema.
io so cosa devo fare. Ecco, devo prendere e mettere tutto quanto qui, toxic waste, devo scioglierli. Ok, bene. Guardate come si sono sciolti per bene. Bene, fatto. E ora è il momento di aggiungere... Sì, guardate cosa. Gli Skittles, certo. Non c'è dubbio che tutti adorano queste caramelle. Ma prima dobbiamo separarle per colore, in modo da poter distribuire bene i nostri bicchieri colorati e gustosi. Ok, così. Bene. E adesso è il momento della Sprite. Sarà la base del cocktail. Ma perché non si apre? Devo usare la forcina. Così. Bagnata e dolce. Povera Rebecca. Ah, vabbè, fa nulla. Ho solo fatto una dolce Sprite. Ma non è tutto. Devo aggiungere la panna montata. E le caramelle non guastano. Il mio capolavoro è pronto. Che brava ragazza che sei. Solo che... Vabbè, non è salutare. Margot ha bisogno di vitamine, quindi un frullato dovrebbe essere il più sano possibile. Le vitamine sono più abbondanti delle verdure, quindi perché non fare un frullato di verdure? Così. Che profumino. Sono sicura che a Margot piace. Così. Ne dubito. Inizierò il mio cocktail con un sciroppo di fragole. Allora verserò sul bicchiere. Ok. Poi la Sprite. Che sì. Bene, poi lo sciroppo, quello verde. Ok. Cosa? Ho di nuovo bisogno di tuo aiuto. Ho bisogno che mi prepari della panna montata. Giorgio, uccerò questa panna inquietante. Ma ruotala. Cosa? Grazie. Hai fatto la cosa giusta. Ok, ma stanno scherzando. E infine aggiungerò della panna e ovviamente l'occhio gommoso. Penso che sia molto bello. Margot, è il momento di decidere. Wendy, come sempre. Molto originale. Proviamo. Hai preparato un cocktail molto buono. Anche l'occhio. Sì. Nanna, ma cos'è questo? Lo sai che non sopporto la roba disgustosa. Proviamo. Che schifo. E la sorellina si è inventato qualcosa di bello. Vediamo. Fantastico. Sì, hai vinto. Evviva. Sì. Questa volta sorprendetemi con una pasta deliziosa. Ok. Va bene. Sì, cosa? Vabbè. What? Nonna, non dormire. È ora di cucinare. Oh, la pasta, certo. Niente di più facile da preparare. Ok. Sapete... Vabbè. Dai, su, aiutami. Dai! Dai, su! Vabbè, non è una bella sensazione. Ok. Ma... Dai. Gli spaghetti comprati al supermercato non è interessante. Voglio farlo da solo. Guarda cosa hai fatto. Non volevo farlo. L'impasto deve essere lavorato. Bisogna aggiungere un uovo. Oh, bene. Ok, la base è pronta. Ora è il momento di colorare l'impasto per far sì che gli spaghetti risultino brillanti. Ok, così. Ecco, aggiungiamo un po' di colore. Bene. Ottimo. Poi bisogna stendere la pasta con una macchina speciale. Poi si taglia la pasta. Così la mia pasta colorata è pronta. Vedete? Gli spaghetti comprati al supermercato possono essere fatti con l'amore. Non vedo nulla. Rebecca, ma... Ho messo troppo ketchup. No, nonna. Non l'hai nemmeno aperta. Cosa? Che orrore. Wednesday. Questo è il tipo di spettacolo che ti piace di solito. Ok. Rebecca, grazie per il tovagliolo. Finalmente posso continuare a aprire la pasta. Non mi resta molto da fare, ecco. Sembra deliziosa. Sì. Cosa devo fare? Devo tingere di nero, ovviamente. La nonna mi ha dato un'idea interessante. Perché non aggiungere un po' di inquietudine alla mia porzione col ketchup? E un occhio.
cosa pensate? È molto inquietante. Non lo mangerei mai. Guardate la mia pasta con la... Spero che piaccia, Margot. Wednesday! Ma la smetti di spaventarmi! È interessante, ma la pasta fa schifo. Nonna ha preparato degli spaghetti classici col ketchup. Buona! Oh, la mia bimba! Chissà cosa si è inventata Rebecca. Spero che gli spaghetti non siano solo belli, ma anche buoni. Proviamo? Sì! Ho fatto il mio meglio. Oh, sì! Hai vinto! Evviva! Oggi è il mio giorno fortunato. Wednesday, quasi dimenticavo. Ho portato questo per te. Penso che ti sia benissimo. Non indosso queste cose. Oh! Stavolta voglio un'insalata. Ok, va bene. Oh, so fare l'insalata. Ci provo. Per l'insalata l'importante è mettere la lattuga. Ok, il pollo, il pan grattato ovviamente, che tra l'altro, vabbè, è molto buono. Inoltre, perché non grattugiamo un altro po' di formaggio? So che a Margot piaccia. Ho intenzione di fare un regalo di primavera per Margot. Non sarà un'insalata molto comune, ma guardate come sarà. È carino, vero? Wednesday, guarda che bella idea. Sì, ma la mia idea è davvero forte. Preparerò l'insalata direttamente nei peperoni. Ecco così. Il cetriolo come lingua. E gli occhi con le olive. Guardate, che rana carina. Vediamo cosa avete preparato questa volta. Rebecca ha inventato qualcosa di veramente bello. Ma ha il sapore delle verdure più comuni. Ci ho provato. La nonna ha preparato una deliziosa insalata. Sì, buona. Wednesday, sono olive quelle? Beh, non le sopporto. Nonna, complimenti per la vittoria. Finalmente è arrivato il mio momento. Lo stavo aspettando da tanto tempo. Iscrivetevi su Barada, così i nostri eroi potranno tirarvi su di morale in ogni momento. Altre sfide deliziose e divertenti sono sul nostro canale. Ci vediamo, ciao ciao!